tutti bentrovati. Le temperature sull'Italia sono in fase di diminuzione. Le correnti atlantiche hanno preso il posto di quelle nordafricane, hanno operato un generale ricambio d'aria da prima al nord, poi proprio in queste ore anche al centro-sud. Dunque possiamo dire di esserci finalmente lasciati le spalle alla canicola africana e non resta quindi che guardare avanti. Nei prossimi giorni il tempo non verrà più governato dall'anticiclone nordafricano, ma da quello delle Azzorre. Ricordatelo, avevamo anticipato nel video precedente. Cosa vuol dire? Vuol dire che dopo gli ultimi temporali torneranno ovunque condizioni di tempo stabile e si avrà anche un certo rialzo delle temperature, le quali però, pur portandosi in qualche caso ancora al di sopra della media, non torneranno più sui valori estremi della scorsa settimana. Per la fine del mese poi attenzione, perché sembra confermarsi un cambiamento del tempo più incisivo, la potremmo definire una prima rottura stagionale. Osservate questa cartina prevista per venerdì 28 agosto, sono i venti in quota, 9000 metri di altezza. Ebbene, vi faccio notare il concorso di due distinte correnti, una prima temperata da ovest in uscita dal Nord America e una seconda più fredda da nord in deflusso dal circolo polare artico all'altezza della Groenlandia. L'azione combinata di queste due correnti promuoverà la costruzione sull'Europa di una profonda saccatura che tra sabato 29 agosto e i primi giorni del mese di settembre si propagherà anche all'Italia, generando un netto cambiamento nello stato del tempo, e avremo quindi possibilità di piogge, temporali e calo generale delle temperature, da prima al nord, poi via via anche sulle altre regioni. Bene, teniamo per il momento nel cassetto questo asso di bastoni e procediamo sul quadro nazionale con le previsioni per martedì 25 agosto, che vedranno lieve instabilità residua sulle Alpi orientali e sull'Appennino centro-meridionale, dove potrà aversi qualche breve rovescio pomeridiano. Sul resto dell'Italia avremo invece condizioni in prevalenza soleggiate con temperature prossime alla media del periodo. La ventilazione sarà moderata settentrionale, in prevalenza maestrale, soprattutto sui bacini di Ponente al sud, Bora invece sull'Alto Adriatico, in particolare Tramontana anche sul Ligure, e quindi i mari saranno nel complesso mossi o molto mossi. Mercoledì 26 agosto tempo soleggiato ma con il transito di alcuni banchi nuvolosi sottili e stratificati ad alta quota sulle regioni settentrionali senza conseguenze. Il clima rimarrà ventilato, i mari saranno ancora a tratti mossi, le temperature in linea con la media del periodo. Giovedì 27 agosto tempo soleggiato e lieve aumento delle temperature ma per il momento senza eccessi. Nel pomeriggio non si esclude qualche isolato temporale di calore sulle Alpi orientali e anche sull'Appennino settentrionale. Infine la tendenza per venerdì 28 agosto, che ci mostra già, guardate, i primi segnali di cambiamento sulle nostre regioni settentrionali, dove sono attesi dei temporali, mentre al centro e al sud si assisterà ad un nuovo, ma questa volta temporaneo, rialzo delle temperature. Bene, detto questo non mi rimane che ringraziarvi per l'attenzione, salutarvi cordialmente ed invitarvi, se non l'avete già fatto, ad iscrivervi al nostro canale per ricevere in tempo reale tutti gli ultimi aggiornamenti meteo pubblicati. Un cordiale saluto e a risentirci da Luca Angelini.